a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Come tagliare una zucca non ne ho idea. Ho deciso di prendere un coltellino piccolo perché è duro e immagino che sia più performante. Direi di cominciare dalla testa. Ah, oh, molto bello. Oh, sono un'assassina nata. Non è male. Se lo possono fare i bambini dell'asilo, posso farlo anch'io. È anche un po' liberatorio. Ho fatto il contorno, adesso speriamo che venga su in qualche modo. Non si muove neanche, guarda. Forse ho bisogno di un coltello più lungo, quindi ripasso con questo. Ok, qua si muove qualcosa. Perfetto. Wow. Ok. Bellissimo. Ora non mi rimane che pulirla. Ok, passo alle mani. Che schifo. Ed ora vado a recuperare un cucchiaio. Ok. Muori, muori zucca, muori. Mi sta piacendo. Mi sta piacendo molto. Non ti capita tutti i giorni di fare questo ad una zucca? Di solito la mangio. Che palle, non finiscono più. Beh, mi pare abbastanza pulita. Potrei mangiarci. Allora, questo è il lato migliore. Direi di cominciare dagli occhi. Qua. No. Ok, ok. Hola. Ma qual è il dritto? Oddio! Ok, ok. Perfetto. Vi dirò, non mi piace affatto. Ah sì, io sono team zucche cattive, quindi farò la zucca cattiva. Bocca, la bocca io la metterei qua diretta, se no non mi si vede. Come la faccio? Direi seghettata. Ok. E sotto dritta. Ok. È divertente. Beh! Una zucca di Halloween già così. Adesso facciamo qualcosina per renderla più spaventosa, ragazzi. Io e la mia zucca. Potrei limonarci? No, scherzo. Allora, ovviamente ogni cosa aggiuntiva è un rischio, nel senso che potrei rovinare tutto, però lo facciamo perché chi se ne frega. Direi di fare le sopracciglia. Com'è? L'ho rovinata. Ok, non c'è problema. No, è più spaventosa forse. Beh, direi che possiamo tenerla così. È molto carina. È stato più facile del previsto. Non fategli le sopracciglia che rovinate tutto. Bitch. Ok, allora io e la mia zucca, che chiamerò Silvia, vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video, che sarà più interessante, promesso. Ovviamente conferma.